Victor, squadra al lavoro, dopo il pareggio con la Sparrow, la gara alla quale avete rischiato poco, portato a casa un punto. C'è stata anche la tua parata importante poi fine del risultato. Sì, sì, come, come hai detto tu, abbiamo portato a casa il punto, che era quello che, che volevamo: eh, uscire senza una sconfitta. E Si è visto che tutte e due le squadre erano tra un po' impaurite per, per l'andamento della stagione e ne facciamo tesoro e, e pensiamo alla prossima. Parlando della prossima, sabato al Comunale arriva il Rimini, una squadra che ha 2-9 risultati utili e consecutivi, una parità sicuramente importante, ma in generale saranno tre giorni importanti per l'Intella con due sfide da giocare tra le mura amiche. Sì, sicuramente arriverà il Rimini che è una squadra importante, e lo sta dimostrando, noi dobbiamo essere bravi a capire il momento, anche perché poi... Eh, martedì abbiamo subito un'altra partita che, e abbiamo la fortuna di, che giochiamo solo noi, quindi eh, potremmo val valorizzare la partita di sabato. Si è parlato spesso di rabbia anche dopo l'ultima sconfitta interna con il Pescara, e questo è un sentimento che caratterizza un po' lo spogliatoio. Sì, eh, anche perché se poi non hai sentimenti negativi dopo una sconfitta significa che qualcosa dentro eh, ti manca. quindi... Quando c'è rabbia dopo una sconfitta è sempre sinonimo di, di, di attaccamento alla maglia e, e a quello che si fa.